Andiamo a Cuneo. Una felpa fighissima, sola che è un po' pesante, l'ho portata dietro perché devo farvela vedere. Sexy ass drummer, bellissimo. Come diceva, poi aveva messo un congegno alla macchinetta per registrare quello che la gente diceva alla macchinetta quando arrivava a pagare il pedale. Eh sì, e poi sentivano delle cose tipo grazie, arrivederci, troia, fa culo, cose del genere, cioè, pulito, eh. Ci tengo a precisare, nel senso svuotato e pulito. Ma ci siamo fermati a parlare un botto con lui, con i capelli ricci lunghi, Dimebag Darrell con 40 kg di più praticamente. Bravo! Bravo Lorenzo! Fai familiare. È un umele, è un umele. Si può dire così. Va, è un umele est Lorenzo. È una lingua latina, sì, perché est è proprio latino. E praticamente ci aveva detto: ora ragazzi, dai, abbiamo smontato, andiamo a mangiare una cosa. E lì vicino c'era un posto tipo un kebab bar, un piccolino notturno, no? E allora ci fa: no, no, vi porto io in un posto dove si mangia bene, qua attaccato. E praticamente abbiamo chiesto: ma come sai che si mangia bene? Perché ci vanno le puttane! Ok, allora a posto! Allora è buonissimo, vabbè, andiamo! Stiamo andando a Busca, dai Kurnayas, a fargli un concerto figo. Secondo te questo Ford Transit che problemi può avere? Fumata nera e fa questo rumore qua. Da davanti sembra. Vai Teo, casa. Porco. Allora, siamo così iellati che siamo riusciti a rimanere fermi una mezz'oretta, no, forse di più, col furgone, perché cos'è che si è spaccato? È rimasta incantata la valvola EGR. La valvola EGL? EGR. EGR. Tu sai cos'è la valvola EGR? No, ma non dire parolacce perché la gente ci sente. Facciamo brutto. Comunque, figura. Siamo giusto un po' in ritardo, ma dovremmo farcela ripartire, arrivare dai Kurnayas. No? No? No. No. Sai no. No, purtroppo ho visto per poco. Ringraziamo. Il mattone spaccato fuori dalla porta perché come protezione contro gli spiriti. Però quella è proprio la base. Se tu vai a cercarti com'è il voodoo adesso, è tanto unito con la figura della Madonna, con questa cosa qui. E non... Ma c'è un'altra declinazione che viene letta come magia nera, ma in teoria è bianca,
che guarda sempre il culto dei morti, eccetera, che è la Santa Muerte, che è messicana, che fa la pagna con alcune cose del voodoo. È una strada della Madonna. Si può fermare un attimo. Fate insieme alle mucche.